Capo nazionale Cengeia Vialfè, la partecipazione da ANPAS in numeri e in attività. ANPAS partecipa nella gestione, nei servizi del campo nazionale del Cengei, dove vede appunto la partecipazione di più di 4.000 ragazzi tra esploratori e accompagnatori. Il nostro impegno sarà di più di 200 volontari che si alterneranno al campo in diverse attività, dal soccorso sanitario garantito H24, dal supporto logistico e da tutta una serie di attività formative rivolte ai gruppi scout. Dal punto di vista logistico abbiamo fornito tutta una serie di strutture, a partire appunto dall'ambulatorio, dalla tenda degenza, dalle tende segreterie, dalla mensa, dal tendone mensa, dai tavoli e da tutta una serie di tende che sono utilizzate all'interno del campo proprio per la gestione dei servizi interni. Una grande opportunità per noi, prima di conoscere vivere, condividere e imparare da altre forme di volontariato molto simili alla nostra, ma con gli stessi scopi e con gli stessi obiettivi. Questa mattina sono al campo che la GNJ, l'Associazione Scoutistica Nazionale, ha fatto a Vialfrè in Piemonte. È un raduno internazionale, cioè, arrivano i ragazzi da tantissime zone non solo dell'Europa, ma addirittura anche dall'altra parte del mondo. È un raduno a cui la GNJ, attraverso i rapporti che abbiamo appunto nella Consulta Nazionale di Protezione Civile, aveva chiesto una nostra partecipazione per fare delle attività che sono proprie nostre, quelle del soccorso sanitario e quelle anche di, diciamo, gestione di una parte del campo. Dico gestione di una parte del campo perché è chiaro, è evidente che gli scout sono autonomi nella gestione dei campi, ogni sezione, ogni gruppo ha una sua gestione autonoma, pertanto noi facciamo da coordinamento e facciamo da parte la parte sanitaria. È importante per i nostri volontari partecipare a questo, uno perché ci abitua a lavorare con gli altri durante le altre manifestazioni oppure durante le emergenze. È importante per il nostro gruppo giovani perché si confronta con altri giovani e si mischiano i volontari sia di un'associazione che dell'altra e non si fa come succedeva spesso nel passato, che uno guardava l'altra associazione quasi come fosse un nemico e non un amico con cui collaborare. È evidente che la nostra partecipazione è, come dire, piccola nel rispetto di tutto il campo, che è formato da oltre 4.000 ragazzi che arrivano, come dicevo prima, da tutte le parti del mondo. Però è comunque un tassello che ci aiuta poi nel futuro a collaborare con le associazioni. Tra l'altro la GNJ è un'associazione che è nata più o meno nel periodo dell'ANPAS, è un'associazione che è nata nel 1912-13, è un'associazione che ha patito il fascismo come ha patito l'ANPAS e poi si è ricostituita, perciò diciamo che ci sentiamo anche fratellati sotto questo aspetto. È, come dicevo prima, un'esperienza bellissima, un'esperienza che ha voluto fortemente il nostro responsabile di ANPAS Sociale Lumello, perché conosce diciamo, il movimento attraverso la partecipazione delle figlie a questo movimento, e noi siamo ben lieti oggi di essere in questo posto e speriamo che sia una collaborazione che anche in futuro ci potrà esserci, magari siamo noi che chiediamo poi aiuto a loro. Siamo un'associazione scout che accoglie circa 14.000 soci, di cui 12.000 giovani, che siamo sparsi un po' in tutta Italia. La nostra sede centrale è a Roma, ma nella realtà abbiamo 86 sezioni locali che sono sparse su tutto il territorio in giro per l'Italia. Noi ci occupiamo di cercare di creare nuovi buoni cittadini per la vita del domani e insegnando dei valori ai nostri ragazzi in modo che siano parte attiva della società civile nella quale vivono, quindi non solo attività scout, ma essere comunque un esempio di buona vita all'interno della società in tutti i momenti della giornata, in tutta la vita, a scuola, nel lavoro, in qualsiasi cosa si faccia.
abbiamo diciamo attraverso queste sezioni ci siamo spazio sul territorio, abbiamo grandi collaborazioni con tante associazioni a livello locale, a livello nazionale, tra tutti ovviamente viene da citare anche l'AMPAS con cui abbiamo grande collaborazione anche per il campo che stiamo vivendo in questi giorni, ci hanno fornito materiale per poter dare da mangiare a tutti gli adulti che sono qui presenti al campo, partecipano nel villaggio delle associazioni con un loro stand e quindi ci supportano e questo non avviene solamente in questi momenti particolari come questo campo nazionale che facciamo dopo 14 anni dall'ultimo, 70 dal primo dopo la ripresa delle attività che era stata a Salice Dulcio qui vicino nel 48 ma viene anche quotidianamente sul livello locale, nel territorio, quando appunto abbiamo necessità di svolgere certi tipi di attività che volentieri facciamo in collaborazione con altre associazioni appunto come AMPAS. CNG è un'associazione nata nel 1912, quindi una storia c'è, siamo ultracentenari, però ci occupiamo sempre di giovani che vedete anche qui e che quindi il nostro interesse è sempre quello di poter far sì che il mondo sarà un po' migliore di come effettivamente l'abbiamo trovato, come diceva il nostro fondatore Baden Powell. Campo nazionale del CNJ raccoglie 4.500 ragazzi dai 12 ai 16 anni provenienti da tutta Italia e raccoglie anche circa 300 ragazzi dai 16 ai 19 anni, sempre della nostra associazione, che vivranno il campo in maniera differente rispetto ai ragazzi più piccoli e circa 500 adulti a servizio del campo per la fase di montaggio, smontaggio e di erogazione di tutti i servizi. A questi si aggiungono anche circa 500 ragazzi provenienti da nazioni estere. E stiamo parlando di Egitto, Israele, Spagna, Francia, Regno Unito, Polonia, eccetera. E i ragazzi staranno al campo dall'1 al 13 agosto, vivranno in sottocampi, quindi in grandi campi gestiti da adulti, in cui vivranno la loro quotidianità, mangeranno, dormiranno e faranno una serie di attività che sono state programmate e realizzate durante tutto l'anno. Le attività sono le più varie, sono sia le camminate fuori dal campo, sia attività di botteghe manuali che noi abbiamo denominato arti e mestieri, attività tecniche e avremo anche un'attività di spiritualità in cui ogni ragazzo è invitato a ricercare se stesso. Abbiamo attività di avventura dove andremo anche all'esterno del campo, attività nautica dove andremo all'esterno anche qui del campo sui fiumi e sui laghi del Piemonte. Quindi andremo anche a conoscere un po' il territorio circostante. E la cosa importante per i nostri ragazzi è soprattutto di conoscersi, familiarizzare l'uno con l'altro, scoprirsi, abbattere le diversità, abbattere i muri e soprattutto divertirsi e tornare a casa con il cuore sognante per ricordarsi appunto l'avventura che è stata dall'1 al 13 agosto del 2018 a Vialfredda.